George era sempre una brava scimmietta, anche quando dormiva. Ma nessuna scimmia voleva dormire fino a tardi il sabato. Quello, tra l'altro, era un sabato che meritava qualcosa di speciale. Lo sai di che cosa avrei voglia oggi? Di ciambelle! Ehi, aspetta! Prima devo vestirmi, non posso certo uscire in questo modo. Ah, va bene, va bene. Adesso vado. Piano, 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 piano. Voi non sapete cosa sia l'impazienza se non siete una scimmia che vuole una ciambella. Ti vanno le uova insieme alle ciambelle? Corri a contarle e scrivi quante ne sono rimaste in frigo. Eccomi. Allora, quante uova ci sono? Oh? Direi nessuna. Allora perché non scrivi zero? Oh, tu non conosci lo zero. Io ormai ero convinto di averti insegnato tutto e invece non è proprio così. Hai ragione. Tanto vale rimediare subito, d'accordo? Allora, lo zero da solo vuol dire niente uova. Neanche una. Ma aggiunto ad altri numeri può assumere un valore molto grande. Messo dopo un 1 lo fa diventare un 10. Aggiungi un altro 0 e diventa 100. Adesso è 1000. 10.000. Ehi, bravo, hai capito il concetto? Wow! Buongiorno! Io vado a comprare le uova e tu pensi alle ciambelle. Una dozzina di ciambelle. Bravo, ci rivediamo a casa. Non fare danni, eh? Quando si andava a prendere le ciambelle, non si aveva tempo per fermarsi a giocare, ma i cani non potevano capire. George aveva una gran fame e su quel foglietto c'era scritto solo un misero 1. Ma poi si ricordò di quello che l'uomo dal cappello giallo gli aveva detto dello 0. Piacere vedervi qui. Oh, è un biglietto dall'uomo dal cappello giallo. 100 dozzine! È l'ordinazione più grande dell'anno! Oh, forse avrò organizzato una festa! George cominciava a capire cosa avevano fatto quei 2 zeri in più. Ma provate a spiegarlo a un cane. Allora vediamo dove avrò messo quel foglietto di carta. Santo cielo, prima devo aver letto male l'appunto. Qui c'è scritto 1000 dozzine! Oh, questa è l'ordinazione più grande nella storia del nostro negozio! Dovrò farmene mandare un carico anche da fuori città! Vediamo, con queste ne avrei un centinaio già pronte. Che sbadata! Erano solo 100!
erano comunque più ciambelle di quante una scimmietta potesse mai mangiarne. Ma poi George ebbe una grande idea. Lui le avrebbe offerte ai passanti. Chi avrebbe mai rifiutato una ciambella? La signora alla stazione ne avrebbe voluta una, ma niente da fare. Giornali, ultima edizione! Una ciambella gratis con ogni giornale! In men che non si dica, tutte le ciambelle erano finite. George aveva risolto il problema. O forse no. 99? E sono 100! Oh, ma non ce la farai mai da solo! Ragazzi, c'è una consegna da fare! George trova un'unica soluzione a un problema di quella portata. E così tornò a casa con una sola dozzina di ciambelle e tutto sembrò risolto. Aspetta! Io non ho il tuo indirizzo! Deve avere una gran fretta! Io ve l'avevo detto di sbrigarvi! Stiamo arrivando! Adesso controlla tu l'ingresso, Handley. Giorgia non poteva tornare a casa, altrimenti quella signora avrebbe scoperto dove abitava. Noi continuiamo a seguirti! Comunque, alla fine, Giorgia tornò a casa con una sola dozzina di ciambelle. Né la scimmietta né il cane. Scimmietta! L'abbiamo persa. Sono il portiere. Handley li ha visti davanti all'ingresso ed ha abbaiato. In qualche modo ha capito che cercavano te. È molto intelligente, non è vero? Sta tranquillo, le tue ciambelle sono tutte qui. Ciao e buon appetito! Che buon profumino! Forse avrei dovuto fartene comprare più di una dozzina. Allora hai fame, George? Ora preparo le uova. E poi sotto con le ciambelle. È buio qui dentro. Apriamo un po' le tende. Allora, che cosa hai fatto di bello in questa oretta? Io ho incontrato la signora della pasticceria. Mi sembrava molto contenta. Le uova le vuoi strapazzate o all'occhio di bue? Non sapevo che questo manico fosse così ben isolato. Attento! Ehi, aspetta un minuto. Non mi ricordo di aver comprato questa automobilina. Oh. Hai messo tu quella ciambella qui? È un vero spreco. E adesso ce ne restano soltanto 11. Ecco il... Ehi! Ma dove sono andate a finire? Che cosa? Le 100 dozzine di ciambelle. Le 100 Noi qui ne abbiamo una sola dozzina, guardi. Bene, ad ogni modo, questo è il conto delle ciambelle. Wow! Ragazzi, che sbaglio! Come può pensare che abbia ordinato 100 dozzine di ciambelle? Ma cosa... Oh.
E allora, George? Almeno mi hai dimostrato di essere stato attento. Adesso sarà meglio fare un po' d'ordine. Oh, ma che cosa ci faremo adesso? Così alla fine George rimase solo con la sua dozzina di ciambelle, mentre quei bravissimi pompieri ebbero qualcosa per cui festeggiare. Quante ne sono rimaste, George?